L'hanno avuto i giovani di Sant'Agnello, sono giovani perché stanno con il futuro. Infatti ci fa molto piacere che incominciano a esercitarsi, a prendere le redini in mano. Esatto, quindi... speriamo. È una bella festa, è una festa loro. Lui e il... dove sta Flavio? Presidente! Presidente! Abbiamo organizzato questa festa per 10 anni del Forum dei Giovani di Sant'Agnello, che è uno dei più, possiamo dire, antichi e che festeggia quest'anno il 10° compleanno. Abbiamo preferito fare una cosa molto veramente a festa, in modo da farla vivere a tutti i giovani del comune e a tutti i giovani in generale della penisola. Saranno presenti esponenti del forum regionale e degli altri forum comunali, proprio per creare la rete tra tutti i forum dei giovani comunali e non. Vieni Sara Attilio Massa, siamo in diretta Positano News, ci racconti questo programma, questo supporto, questa festa in un posto meraviglioso. Salve, buonasera a tutti. Allora, io ho avuto il piacere di seguire il Forum Giovani qualche anno fa, ora il Simone è passato ha parlato del Minillo, come per la parte comunale, per formare il presidente Claudio del Forum. Che dire, io faccio solo i miei complimenti ai ragazzi che da sempre si impegnano, realizzano delle iniziative splendide per tutti i ragazzi, cercano di creare aggregazione ed è fondamentale, fondamentale perché i giovani hanno bisogno di un punto di riferimento per qualsiasi possano essere le esigenze di tutti i giovani. Dottoressa, possiamo stimolarli? Dottoressa, possiamo stimolarli a fare qualche cosina in più con degli appuntamenti, non dico cadenzati, mensili, quindicinali, per spaziare in tutti gli orizzonti dello scibile umano, dal sapere alla cultura, al divertimento, alla musica. Tra di voi ci sono 7 di loro che sono dei bravi musicisti, quindi un po' a rotazione, un po' a jam session. Possiamo organizzare anche in un posto chiuso, ce l'abbiamo un posto chiuso per questi ragazzi. Posto chiuso è piccolino, però il posto aperto è sempre no, oltre, questo, oltre questo nell'ambito della loro sede, quindi poter avere e quindi conoscervi e farvi conoscere in maniera più approfondita. Come è a disposizione loro? Sempre piena disponibilità. Grazie anche ai gestori della Marinella, della terrazza Marinella, parla terrazza, sì. E notevole sforzo abbiamo avuto anche una serata a impatto zero per l'ambiente, quindi la serata è totalmente plastic free. Plastic, importantissima questa pronuncia, e intanto la ospitalità della signora è pronta in qualsiasi momento o ad allungare i tavoli o a ritrarli, quindi c'è questa situazione di solo per questo incontro di questa serata, ma anche nelle... Ma questo è un posto per i giovani anche, cioè qui siamo a disposizione dei ragazzi, stanno sempre qui, è bellissimo, c'è una terrazza meravigliosa, la terrazza di Sant'Agnello, perché non sfruttarla? Ma tra l'altro prima ancora di inaugurare l'evento, l'iniziativa, dobbiamo ringraziare tutti i gestori della terrazza che sono stati disponibili, che ci hanno subito accolto quando gli abbiamo presentato l'idea, ringraziamo l'amministrazione che ci è sempre vicina a tutti i progetti che facciamo, sono stati tutti entusiasti di questo progetto, quindi ringraziamo l'amministrazione, ragazzi, la gestione del bar, tutti i tecnici, di programma per l'ingegnere Savarese, il Battina e tutte le persone che ci sono state da supporto in questa iniziativa. Allora, prossimi eventi abbiamo programmato sempre con Luce Esposito, abbiamo passeggiato sempre per il nostro comune. La prima appuntamento è sempre Rione Cappuccini Marinella, la seconda appuntamento tra Saetta e Colli di Fontanella, sempre con Luce Esposito, si turista nel tuo paese, non sembra. Anche la sua amministrazione. Ingegnere Nantes, buonasera, saluti, per trovare. Buonasera, questi ragazzi parlano di fare i turisti nella loro città, che significa? Perché la nostra città è un posto ricco di turisti ed è un posto incantevole, quindi il turista della loro città si deve passare sempre a No, io voglio solo fare i complimenti a questi ragazzi. Grazie. Che hanno dimostrato di avere tante iniziative veramente interessanti, sono sempre molto attivi. Consigliere Maria Rosaria del Minero, stiamo aspettando, sta preparando, è un po' la mattina della serata, certo, quindi a parità l'ultimo minuto, si chiama il complesso della prima donna, no? L'ultimo minuto manca il parrucchiere. Intanto come amministrazione vogliamo che i microfoni si possano.
amministrazione vogliamo che i microfoni di portare.